Poi Ain Lab brucia le tappe e prima della consultazione popolare che sarà indetta dal comune sulla giostra dell'Orso cerca di capire l'idea dei pistoiesi sul futuro della manifestazione. Per 3 settimane, nei giorni di mercato, l'Istituto di Ricerca Pistoiese, specializzato in sondaggi e rilevazioni sociali, invita la gente a dire la sua sulla giostra, guardando però anche ad altri momenti, dal Festival Blues ai dialoghi sull'uomo. Perché questo sondaggio? Perché ci rendiamo conto che è un passo importante in vista anche della possibile consultazione che avverrà, in cui verrà chiesto appunto ai cittadini pistoiesi se sono d'accordo o meno con il proseguo di questa manifestazione e nel caso come riformarla. È un'occasione di democrazia partecipativa, chiaramente ha bisogno di alcuni passi di apertura, di premesse, e li stiamo facendo in questi giorni, appunto sondando il territorio, sondando l'opinione delle persone per capire come la pensano e come risponderebbero e se pensano che sia giusto o meno porre a loro dei quesiti importanti per il proseguo delle attività pistoiesi. In attesa dell'esito del sondaggio e del referendum popolare comunale, anche noi abbiamo voluto sapere dalla gente l'opinione sulla giostra dell'Orso e, come spesso accade, le voci delle persone si dividono. Giostra sì o no? Sì, sì. Perché? È perché è più bella. È più bella con la giostra. Quindi deve tornare? Sempre deve tornare, è vecchia tradizione. Non mi piacciono le giostre con i cavalli, cioè soprattutto come è stata strutturata le ultime giostre. Ci sono stati troppi incidenti e non è bello vedere queste cose. A prescindere che possa essere una cosa, io ne ho viste di giostre fatte anche da altre parti e sono molto più sicure. Sì. E perché? Perché mi piace e perché lavoro anche con la giostra. La giostra sì o no per lei? No. Perché? Perché il motivo per il quale è stata sospesa mi sembra che sia giusto. L'integrità dei cavalli va mantenuta. Sì, per me sì. Perché? Perché mi piace, la ritengo una manifestazione vecchia nel tempo. È una tradizione di Pistoia, se manca quello, Pistoia manca, diciamo, il meglio secondo me. E se fosse lei a dover riformare la giostra,